Se non conosci alberghi, te ne trovo io qualcuno nelle tue vicinanze. Non mi piace andare negli alberghi. Ok, basta che li s***. Questo scambio di SMS è del 31 maggio 2013. Sono messaggi tra una ragazzina di 15 anni e l'uomo che la fa prostituire, Nunzio Pizzacalla, in carcere dallo scorso 28 ottobre con l'accusa di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Destinatarie di questi messaggi, due ragazzine che chiameremo Anna e Maria. In manette, insieme a Pizzacalla, altri tre uomini e una donna. Mirko Ieni, Riccardo Sbarra, Michael Mario De Quattro e la madre di una delle due ragazzine. Quello che emerge da SMS e intercettazioni telefoniche non lascia spazio a equivoci. Non meno di 2.000 euro mensili, 600 mie e il resto tuo. Facciamo direttamente entro le due ore 300 e superate fino a mezza giornata 500. Mi servono foto dove si vede tutto il corpo, se hai anche sexy. Il video mi serve per vedere come ti sai muovere e presentare, così domani se riesco a trovare un cliente già so come sei. Mandami un po' di foto sexy, anche se no di fuori. È chiaro che Pizzacalla è consapevole che la ragazza sia minorenne. Mi chiedono hai realmente 18 anni. La controlla. Fino adesso quanti clienti hai visto? Ogni volta che fai uno devi mandare un SMS con tempo e soldi. La rimprovera. Senti, non so se per te è un gioco, ma oggi ti dovevi fare una persona, forse due. Per me è un lavoro, è un guadagno. Mentre tu stavi a dormire, loro ti hanno chiamato ed è saltato tutto. Non mi piace così, mi hai fatto perdere un cliente. Mirko Ieni addirittura fornisce alle due ragazze due numeri di cellulare a lui intestati da utilizzare con i clienti. Ieni dà indicazioni su prezzi e modi. Amo, Antonello, chiamalo. 328 400, voi due insieme. Questo invece è Angelo, solo 300. Questo vi vuole offrire una vacanza a Cannes 5 giorni. Io ho chiesto 1000 euro al giorno più tutto pagato. Lui 500, trovate una via di mezzo. 1000 euro al giorno, questo il prezzo di due ragazzine. È sempre Mirko Ieni che trova l'ormai famoso appartamento di Viale dei Parioli 190 per gli incontri di Anna e Maria. Se io c'ho una casa, queste due mi vengono là dentro. Tutte e due a me mi fanno 600 euro al giorno. C'ho una casa, gli dico stai ai Parioli, quelle due manco vado a pigliarle. Dopo, quando escono da scuola, mi entrano là dentro. Prendersi casa, ste co***e. E gli servono i soldi e sfruttarle. Se non le sfrutto così, non le sfrutto più dopo, capisci? E poi, in un'altra telefonata, comunica a una delle due ragazzine che ha affittato l'appartamento. Adesso sta con me. Guarda, se tra una mezz'oretta ci vieni a prendere, un po' possiamo pure lavorare. Domani sera, alle 7:30, firmo il contratto. Quindi da domani sera ci stiamo? No, alle 7:30 domani sera firmo il contratto, che poi tu... Volete venire già alle 8 in poi? Se famo una tromba dell'amicizia, che ne so, che vi devo dire? È sempre lui che cerca di pubblicizzare l'attività con alcuni annunci sul sito bachecaincontri.com ed è sempre Ieni che le rimprovera sulla puntualità. Io sto tutto il giorno appresso a voi due a fare le coglie. Adesso questo lo chiami, ti fai venire a prendere tardi mezz'ora. Chiudemo qui i conti e te ne vai a casa, perché io non sto a giocare per niente proprio. Amicia, io ce lavoro con sta roba, a me non me ne frega un c***o di voi due. Cioè, parliamoci chiari, siete poco serie, poco precise. Adesso devi farti questo. Devi farti questo obbligatoriamente, perché questo sta da due giorni e m'ha rotto il c***o. Siccome sta venendo staccato dall'ufficio e te sta a portare 250 euro, di cui una piotta e mezza è mia, perché sto io a pagare a casa, perché voi non siete capaci neanche di far questo. Vieni, te lo fai e te ne vai. No, no, aspetta. Te però non mi puoi dire quello che devo fare. Cioè, non è giusto che tu mi dai ordini. Che c***o vuol dire? Lavoravi oggi, l'ho detto io. Quindi nel momento in cui si lavora, tu ci stai e non mi fai zompare la giornata. Riccardo Sbarra ha rapporti sessuali con almeno una delle due minori. I suoi messaggi sono espliciti. Mi mandi una foto della della tua amichetta? Dello stesso tenore, gli SMS di Michael Mario De Quattro, che ha realizzato dei filmini dei suoi rapporti sessuali con una delle due ragazze e le chiede 1.500 euro per non diffondere il video su internet. E poi c'è una donna, la madre della 14enne che spinge la figlia a prostituirsi. Dalle intercettazioni telefoniche risulta chiaro che da un lato la sprona a lavorare anche quando la ragazza non si sente bene e dall'altro si raccomanda che non trascuri lo studio.